Carissimi amici e amiche, bentornati alla terza puntata del ciclo di catechesi Il peccato originale, l'origine di tutti i mali. Come sempre, una breve ambientazione riguardo le puntate precedenti. Abbiamo introdotto nella prima un po' questo ciclo di catechesi che cerca di andare ad approfondire una non nuova ma antica ipotesi teologica di lettura del peccato originale circa cosa avrebbe potuto essere. Una lettura che vedremo essere antica e attraversare il pensiero di svariati padri della Chiesa, orientali e latini, fin dai primissimi secoli, come vedremo questa sera, già fino all'VIII-IX secolo, più tante altre considerazioni e spunti che appoggiano questa lettura, in parte contenuti in brani della Sacra Scrittura, e in parte anche in affermazioni di teologi successivi all'età patristica o cenni in qualche testo della Chiesa stessa. Cenni, evidentemente. La volta scorsa abbiamo visto che cosa insegna la Chiesa sulla sessualità e sul matrimonio? Perché questo aspetto è fondamentale anche per comprendere alcune implicanze di una certa lettura del peccato originale. E abbiamo visto, introducendoci quindi nel tema e nel testo che ci guida, ripeto, è un lavoro molto bello di Rodolfo Barontini, è una tesi di licenza in scienze religiose, però mi sono già permesso di dire, insomma, che potrebbe tranquillamente essere una tesi dottorale, questa qui, è un lavoro veramente straordinario. Il testo si chiama La dimensione sessuale dopo il peccato originale, una nuova ma antica ipotesi teologica. E da lì abbiamo cominciato a vedere la volta scorsa il pensiero di Filone di Alessandria, perché introducendoci nella scuola di Alessandria, una grandissima scuola teologico-esegetica dei primi secoli, il primo membro, diciamo, autorevole di questa scuola è un pensatore ebreo di religione giudaica, cioè Filone. E abbiamo visto come già lui, la volta scorsa, è convinto che la dimensione, che la vita sessuale, diciamo così, dell'uomo e della donna sia una conseguenza del peccato originale. Quindi l'interpretazione del serpente come allusione del piacere e quindi della lettura del peccato originale, soprattutto di questa modalità differente di generazione della vita conseguente a questa lettura del peccato d'origine. Ora vediamo San Clemente di Alessandria. San Clemente di Alessandria è un padre molto antico, nato intorno circa al 150 d.C., iniziato da prima ai culti misterici e poi convertito al cristianesimo, e poi arriva, diciamo così, in Egitto, si mette alla scuola di un grande maestro cristiano, quindi che è Panteno, e addirittura questo Panteno avrebbe dal 180 in poi ottenuto la guida del Didascaleion, cioè proprio la scuola catechetica di Alessandria, che addirittura appunto alla sua morte verso il 200 sarebbe passata a Clemente stesso. Clemente scrisse due grandi opere, vado un pochino veloce perché noi ci interessano soltanto evidentemente i punti salienti del bellissimo lavoro dell'autore, però essendo un lavoro scientifico si dilunga in molti dettagli che noi possiamo evidentemente sorvolare. Scrisse due grandi opere, il Protettico e gli Stromati. I brani che il nostro autore ha trovato rilevanti per la nostra indagine sono uno tratto
dal protrettico e uno tratto dagli stromati. Non perdiamo troppo tempo, andiamoli subito a leggere. Nel protrettico, capitolo 11, 111,1, per dare proprio la citazione, si leggono queste parole. Il primo uomo, quando nel paradiso giocava libero da tutto, era ancora il fanciullo di Dio. Attenzione a questo termine. Quando soggiacendo al piacere, il serpente rappresenta allegoricamente il piacere, che striscia sul ventre, vizio terreno che volge alla materia. Quando soggiacendo al piacere si offrì alle passioni, il fanciullo, che era stato fatto uomo dalla disobbedienza e non aveva ascoltato il padre, si vergognava di Dio. Quanta forza ha avuto il piacere! L'uomo, libero per la sua innocenza, si trovò legato dai suoi peccati. Ora, è chiaro che quello che è importante notare in questo brano è anzitutto la percezione che San Clemente conosce il Legum Allegoriae di Filone, che come abbiamo visto la volta scorsa, identificava nel serpente tentatore l'allegoria del piacere. La concezione, che era già diffusa nella filosofia greca, dello stretto legame fra il piacere e la sfera sessuale, evidentemente San Clemente la condivide. Secondo step, quindi attenzione, il serpente rappresenta allegoricamente il piacere. Negli stromati, allora, come tanti altri padri della Chiesa, specialmente di quel periodo, in quest'opera, San Clemente polemizza contro gli eretici, in particolare contro gli gnostici. Lo gnosticismo è stato una prima grandissima corrente ereticale che ha flagellato la Chiesa per almeno un paio di secoli abbondanti. Ora bisogna sapere che gli eretici gnostici, e Tiziano tra essi in particolare, condannavano senza appello il matrimonio, definendolo, sono parole testuali di Tiziano, fornicazione e corruzione. Evidentemente questa lettura del matrimonio, quindi come peccaminoso in se stesso, è assolutamente ereticale e tra l'altro va contro direttamente l'insegnamento sia di Gesù che di San Paolo al riguardo. Quindi Clemente, in tutto quanto il libro terzo, confuta la dottrina di questi eretici, contrapponendo ad essa la bontà e la legittimità del matrimonio e della procreazione. Ora, in un passo dell'opera, però, ecco, proprio in questa polemica, ci presenta quella che è la sua lettura del peccato originale, che è una lettura originale che rimarrà, come dire, isolata nella patristica. E non troppo se si considerano poi alcune letture non proprio identiche, ma comunque su questa linea che si sarebbero poi susseguite nel corso della storia. Di nuovo cito, stavolta siamo sugli stromati. Il Salvatore venne per quelli che sono perduti nei pensieri, venne per noi. I nostri pensieri si corruppero in seguito alla disobbedienza ai comandamenti per la nostra avidità ai piaceri. E ciò forse perché il nostro primo progenitore, attenzione, anticipò il tempo, cioè si lasciò eccitare alle lusinghe del matrimonio prima del momento stabilito e peccò. Perché chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei. Così egli non attese il momento della volontà divina. Era dunque il medesimo Signore che anche allora condannava la concupiscenza che previene il matrimonio. Attenzione a questo passaggio, no? Forse il nostro primo progenitore anticipò il tempo. Cosa pensa Clemente? Clemente pensa che il matrimonio, così come lo conosciamo noi anche oggi, e la procreazione,
così come la conosciamo noi anche oggi, era conforme alla volontà di Dio. Il peccato sarebbe consistito, questo è quello che lui pensa, in una anticipazione del momento stabilito, cioè Adamo ha voluto anticipare i tempi stabiliti da Dio. Cito il commento dell'autore a questo brano: tutto ha origine forse dal fatto che Adamo volle agire prima del tempo stabilito da Dio, anche se secondo Clemente la procreazione mediante l'unione sessuale rientrava nel progetto di Dio. Egli dunque identifica proprio nell'unione sessuale il contenuto del peccato dei progenitori, ma la loro colpa consiste solo nell'aver anticipato il tempo stabilito dalla volontà divina, quando ancora fanciulli non erano maturi per tale attività. Questo è quello che pensa. Ancora c'è un ultimo brano, sempre degli Stromati, che dice così: gli eretici bestemmiano la volontà di Dio e il mistero della creazione quando inveiscono contro la generazione. Di qui il docetismo di Cassiano e di Marcione, di qui il corpo psichico di Valentino. Non entro in queste cose perché soltanto per spiegare approfonditamente questi gnostici ci vorrebbero almeno due catechesi. Essi dicono: l'uomo diventò simile al bestiame venendo all'accoppiamento. No, quando tutto preso dall'orgasmo vuol montare sul letto altrui, allora sì, l'uomo si imbestia. Divennero cavalli pazzi per le femmine, ognuno nitriva dietro la moglie del vicino. Citazione di Geremia 5,8. E il serpente poi avrebbe contratto dagli animali privi di ragione l'attitudine al consiglio insidioso e avrebbe a poco persuaso Adamo ad acconsentire all'unione con Eva come se i progenitori non avessero avuto questa facoltà per natura, secondo quanto alcuni pretendono. Così si calunnia di nuovo la creazione ad aver foggiato la natura umana inferiore a quella dei bruti, al cui modello si sarebbero conformati i primi creati da Dio. Invece la natura stimolava loro come bruti la procreazione, ma essi si lasciarono eccitare prima di quanto fosse loro conveniente, giovani come erano, fuorviati da un inganno. E allora giusto fu il verdetto di Dio contro di loro che non seppero attendere l'ordine della sua volontà. Vedete, questo è un brano che di fatto conferma quanto già scritto in precedenza. La natura dei progenitori, secondo Clemente, era già stata progettata da Dio con la facoltà della procreazione mediante l'unione fisica, alla quale la natura stessa ristimolava. Però l'inganno del diavolo, secondo lui, è consistito nell'eccitare i progenitori a desiderare e a mettere in pratica tale unione prima di quanto stabilito da Dio, che per questo li castigò. Questa è la sua posizione. L'altro grande autore che dobbiamo vedere questa sera, veramente un gigante, questo ha bisogno di un'introduzione un pochino più articolata, è Origene. Origene, nato proprio ad Alessandria verso 185, da qualcuno è stato definito forse uno dei più grandi esegeti di tutti i tempi. Era una di quelle classiche menti fuori del comune, quindi una cultura assolutamente spaventosa, una cultura biblica assolutamente fuori del comune, un'intelligenza assolutamente sopraffina. Quindi Origene è una pietra miliare del pensiero cattolico, diciamo così cristiano, è certamente una delle colonne portanti della scuola di Alessandria, è uno degli elementi assolutamente di spicco. Fu sacerdote, quindi non vescovo. Allora, qui ci sono diversi passi da. Allora, le opere che ho scritto Origene sono veramente tantissime. Il nostro autore ne cita diverse che contengono passi rilevanti per il nostro cammino di lettura, che faranno emergere bene quello che Origene pensa. Vi dico subito che Origene non pensa la stessa cosa di San Clemente Alessandrino, ma apre un filone di lettura, a mio avviso, più interessante e che sarà poi ripreso in varie
sfaccettature dalla tradizione patristica. Allora, commento alla prima lettera ai Corinzi. Il frammento 29. Oh, e perché frammento? Perché questo commento non c'è pervenuto in forma integrale, quindi ci sono soltanto dei frammenti sparsi di alcuni brani. Comincia la citazione: non pensare che come il ventre è stato fatto per i cibi e i cibi per il ventre, così anche il corpo sia stato fatto per l'unione carnale. Attenzione subito a questo primo passaggio. Qui cita San Paolo chiaramente, no? Dice: il corpo è per i cibi, il ventre è per i cibi e i cibi sono per il ventre. Però dice, attenzione, non pensare che come il ventre è stato fatto per i cibi e i cibi per il ventre, così il corpo è stato fatto per l'unione carnale. Quindi, già con questo basterebbe qui, ci ha già fatto capire quasi tutto, no? Se vuoi comprendere per quale ragione è stato detto il discorso precedente, ascolta. Per essere un tempio per il Signore e perché l'anima, essendo santa e beata e come custodendo lo Spirito Santo, sia come un sacerdote dello Spirito Santo che è in essa. Anche Adamo, infatti, possedeva un corpo nel paradiso, eppure, nonostante ciò, Adamo non conobbe Eva, la propria moglie, nel paradiso, ma solo quando ne fu scacciato dopo la disobbedienza. Dico queste cose non per condannare il matrimonio. So bene, infatti, che se qualcuno non è capace di contenersi, deve sposarsi, poiché è meglio sposarsi che ardere. Queste sono citazioni testuali di ciò che San Paolo dice al riguardo nella prima lettera ai Corinzi. Ma se anche l'apostolo vi acconsente, non lo fa in modo incondizionato, ma a motivo della debolezza. Il comando principale, infatti, è quello di essere casti e puri e di dedicarsi alla preghiera. Anche qui, se uno vuole approfondire, 1 Corinzi, capitolo 7. Il corpo di colui che è risorto con Cristo ed è divenuto conforme alla sua risurrezione e alla novità della vita non deve appartenere a nessun altro che al Signore. Allora, cosa si capisce già in questo brano? Quindi, con la frase, attento che non puoi fare analogia tra il ventre per i cibi per il ventre e così il corpo per l'unione carnale. Questa analogia non esiste. E non esiste perché? Perché l'unione carnale, e questo lo dice il libro della Genesi, avviene dopo il peccato originale, dopo il capitolo terzo. E quindi si può azzardare, deducendolo di conseguenza, che secondo Origene la procreazione fisica, quale la conosciamo oggi, non faceva parte del progetto di Dio, perché nel paradiso terrestre non c'era. Il corpo, dunque, avrebbe dovuto custodire una perpetua integrità virginale. Perché? Perché è stato fatto da Dio per essere suo tempio e perché in essa l'anima deve abitare come un sacerdote in continuo dialogo con il suo Signore. Attenzione che Origene sottolinea, in contrapposizione agli eretici che condannavano il matrimonio, che il matrimonio non è affatto da condannare. Però, anche questa è una cosa che oggi passa un pochino obsoleta, il matrimonio è considerato un remedium concupiscenzie. San Paolo, nel capitolo 7 della lettera ai Corinzi, dice: se io vi posso dare un consiglio, è meglio che rimanete tutti quanti come me. Però, se uno non ce la fa a vivere in continenza, si sposi, non fa peccato. Testuali parole. D'accordo? Quindi il matrimonio come remedium concupiscentiae oggi non se ne parla quasi più, con tante conseguenze, non soltanto nella lettura completa, diciamo così, della teologia del sacramento del matrimonio, ma anche in relazione
ad alcune problematiche inerenti la stessa vita di coppia e anche la gestione proprio molto molto operativa della vita di coppia. In particolare, cosa che apriamo questa parentesi così ampliamo un po' gli orizzonti, San Paolo stesso dice alla coppia: non astenetevi l'uno dall'altro se non di comune accordo per breve periodo e per dedicarvi alla preghiera. Perché? E questo, se mi posso permettere, insomma, vale per la vita di coppia, ma sono soprattutto le mogli che devono ricordare questo piccolo particolare. Perché da un punto di vista fisico, la ferita della concupiscenza, quindi la ferita della concupiscenza, come dice San Paolo, fa ardere, quindi provoca l'eccitazione, colpisce più l'uomo che la donna. Una donna più facilmente può astenersi da una vita coniugale, diciamo così, attiva e frequente, ma l'uomo no, l'uomo no. Allora, siccome il matrimonio è anche rimedio in concupiscenze, che cosa ne consegue? Ne consegue che una santa sposa deve capire che il suo caro sposo, come dire, purtroppo si ritrova, a causa del peccato originale, una fibrillazione interna che non ha altra forma lecita di incanalamento che la vita coniugale. Abbiamo visto la volta scorsa. Per cui se una donna, una moglie, si sottrae a questo, espone il marito al peccato mortale e ne diventa in un certo senso, sia pure in causa, complice. Sant'Alfonso Maria de Liguori diceva chiaramente nei suoi scritti che una donna, questa era la terminologia che si usava, che si rifiuta di adempiere, si chiamava così un tempo, al debito coniugale, senza giusta causa ovviamente, per carità, cioè se una persona non è disposta, sta male, oppure che ne so, ha avuto un lutto nella giornata stessa, insomma, no? Quindi capiamo il senso, ma quando, come dire, si pone in essere un'astinenza, come dire, forzata, unilaterale, per periodi prolungati, Sant'Alfonso dice che la donna che fa questo pecca mortalmente. Quindi questo per far capire da subito la visione cattolica e non ereticale, perché la visione cattolica è altro, d'accordo? Quindi c'è anche questo, c'è. Quindi non è possibile per una coppia che ha abbracciato la vita matrimoniale vivere come se non stesse nel matrimonio. Possono succedere dei casi, d'accordo? E possono anche essere lodevoli, in cui una coppia, generalmente questo accade al termine dell'età feconda, in persone che, come dire, hanno maturato un cammino spirituale, insomma, impegnato, intenso, avvertano come coppia l'ispirazione ad offrire al Signore il sacrificio di astenersi l'uno dall'altro. D'accordo? Quando questo accade, però, ripeto, devono essere d'accordo tutte e due, e prima di, cioè, è sconsigliabile fare voti o cose di questo genere. Quindi generalmente la coppia che sente questa cosa è invitata a fare un tempo di verifica, e l'uomo sotto questo punto di vista deve essere sincero. Perché? Perché se tu offri a Dio questo sacrificio, quindi un sacrificio di una cosa lecita, perché anche dopo l'unione, dopo l'età fertile, rimane sempre lecito il coniugio tra marito e moglie. No, non è che diventa illecito perché non si possono più avere figli. Questo perché? Perché non, quello che non è lecito è rendere l'atto sterile, quindi non consono a trasmettere la vita, per un atto, per una decisione volontaria propria di uno o di entrambi i coniugi, non quando la natura fa il suo corso. Rimane vivo l'elemento unitivo,
e questo rende perfettamente lecito il compimento dell'atto. Per cui se una coppia, specialmente l'uomo, non ce la fa, e questo chiaramente si deve provare, diventa assurdo, no? Che uno dice, ah, ci asteniamo dalla vita sessuale e poi io non ce la faccio più e quindi per andare a trovare qualche gratificazione devo andare sicuramente a peccare contro il sesto comandamento. Ok? Teniamo presente anche queste cose, no? Ecco. Allora, adesso abbiamo un passaggio del commento alla lettera ai Romani, libro quinto, capitolo 9. Dunque l'Apostolo, riprendo la citazione, poiché aveva parlato dell'essere compiantati alla somiglianza della morte di Cristo, riprende di nuovo il discorso con un'altra immagine e dice: il nostro uomo vecchio è stato crocifisso insieme con lui affinché sia distrutto, attenzione a questo termine, il corpo del peccato. Termine paolino questo qui, eh? Corpo del peccato, carne del peccato, eccetera. E riprendo la citazione di Origene. Credo però che occorra notare che l'Apostolo, lì dove dice che deve essere distrutto il corpo, aggiunge il corpo del peccato. Dove invece non dice che deve essere distrutto, non dice che è il corpo del peccato, ma che siamo noi stessi a non servire il peccato. Ma con più precisione occorre ancora domandarci come mai abbia detto corpo del peccato. Sembra che in tale espressione si diano due significati. O l'Apostolo ha detto che il corpo del peccato è il nostro corpo, o dice che si tratta di un qualche corpo proprio del peccato stesso che deve essere distrutto da quanti non devono più servire il peccato. Oh, il brano poi dice, certamente prosegue, quindi questa è la prima parte. Allora, focalizzando questo primo aspetto, quindi Sampa e Origene analizza questa espressione paolina, versetto 6. Il nostro uomo vecchio è stato crocifisso insieme con lui affinché fosse distrutto il corpo del peccato. Poi aggiunge: noi non fossimo più schiavi del peccato. Allora lui dice: che significa questa espressione? Quindi, o il corpo del peccato è semplicemente il nostro corpo attuale, tout court, potremmo dire, usando un'espressione francese, oppure è un qualche corpo proprio del peccato stesso. Adesso vedremo che lui inizierà ad analizzarle, no? E vedremo che cosa dice. Spiegando prima la seconda, quindi un qualche corpo proprio del peccato, Origene afferma che come esiste un corpo di cui è capo Cristo, che è la Chiesa, costituito da quanti hanno crocifisso l'uomo vecchio e vogliono vivere secondo la volontà di Dio, così esiste un corpo di cui è capo il diavolo, di cui sono membra coloro che praticano fornicazione, impurità, impudicizia, avarizia, litigi, ira, inganni, risse, divisioni, eresie, invidia, gozzoviglie e cose simili. Proseguendo, invece, Origene analizza la prima interpretazione. Se invece l'Apostolo ritiene che se invece si ritiene che l'Apostolo abbia piuttosto chiamato corpo del peccato questo nostro corpo, certamente lo si intenderà secondo quella interpretazione in base alla quale Davide dice: nelle iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre. Salmo 57. Ma pure l'Apostolo stesso dice in altri passi: chi mi libererà dal corpo di questa morte? La CEI traduce da questo corpo votato alla morte. E ancora chiama il nostro corpo corpo di umiliazione, nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 21. Ma perfino del Salvatore, in un passo, dice che Cristo è venuto nella somiglianza della carne di peccato. Sentiamo quest'altra terminologia, no? Corpo di peccato, carne di peccato. Cristo è venuto nella somiglianza della carne di peccato per condannare relativamente al peccato il peccato nella carne. Queste sono tutte tante espressioni molto molto tecniche usate da San Paolo, eh? Siamo in alta teologia qui. E
con ciò dimostra che la nostra carne è davvero carne di peccato, mentre la carne di Cristo è simile alla carne di peccato. Noi sappiamo questo dal Magistero della Chiesa, no? Il nostro Signore Gesù Cristo si è fatto simile, ha condiviso la nostra condizione, quindi praticamente pur essendo lui innocente e del tutto estraneo al peccato, ha vissuto la vita terrena soggetta alle nostre stesse miserie ed umiliazioni, come, anche se non è così, se lo fosse anche lui, per questo che si è fatto somigliante a noi. Proseguo la citazione, riprendo prima l'ultimo versetto perché Origene prosegue, no? E con ciò dimostra che la nostra carne è davvero carne di peccato, mentre la carne di Cristo è simile alla carne di peccato. Perché è simile e non è carne di peccato quella di Cristo? Essa infatti non fu concepita da seme d'uomo, ma lo Spirito Santo venne sopra Maria e la potenza dell'Altissimo la coprì con la sua ombra affinché ciò che era nato da lei fosse chiamato figlio dell'Altissimo. Così dunque Paolo, grazie alla sua straordinaria sapienza divina che a lui fu accordata, intuendo un non so che di arcano e di misterioso, chiama il nostro corpo, corpo di peccato, corpo di morte e corpo di umiliazione. Mentre quello di Cristo non può essere chiamato così. E non può essere chiamato così perché non fu concepito carnalmente. Capiamo quello che dice Origene, no? Quindi, andando al di là di quella che è anche oggi la dottrina del Magistero sul peccato originale, Origene approfondisce la distinzione fra il nostro corpo, che è davvero carne di peccato, e la carne di Cristo, che è soltanto simile alla carne di peccato. E il discriminante qual è? Come abbiamo già detto, che la carne di Cristo non fu concepita da seme di uomo, ma per opera dello Spirito Santo. Quindi, qual è la causa per cui il nostro corpo si può e si deve chiamare corpo di peccato, corpo di morte? Nel fatto che esso è concepito tramite l'unione sessuale. Che, come egli afferma nel passo esaminato precedentemente, non rientrava nel progetto originario di Dio per la procreazione umana, quando ha detto che Adamo conobbe Eva, conobbe in senso biblico, quindi conobbe nel senso che stette con lei, dopo la colpa d'origine. E quindi la procreazione umana non rientrava nel progetto originario di Dio. Prosegue ancora. Quindi il corpo del peccato è il nostro corpo, poiché neppure è scritto che Adamo abbia conosciuto Eva sua moglie e abbia generato Caino se non dopo il peccato. Infine, anche nella legge, per un bambino che sarà nato, adesso attenzione a quest'altro capitolo che si apre, si comanda di offrire in sacrificio un paio di tortore o due piccioncini. Di essi uno è per il peccato e uno in sacrificio di olocausto. Attenzione, la coppia di giovani tortore e colombe che Maria e Giuseppe offrirono al Tempio di Gerusalemme. Questo era prescritto nella legge dell'Antico Testamento. Quindi a cosa servivano queste due tortorine o piccioncini? Uno veniva offerto in sacrificio per il peccato e uno in olocausto. Ma per quale peccato gli hanno offerto quel piccione? Che peccati ha fatto un bambino? Dice Origene. Anche nell'Antico Testamento qui stiamo parlando, eh? Forse che il bambino appena nato ha già potuto peccare. Eppure ha un peccato per il quale si comanda di offrire un sacrificio e da cui si afferma che nessuno è esente, nemmeno se la sua vita è stata di un solo giorno. Prescrizione dell'Antico Testamento. Dunque, riguardo a questo peccato, si deve credere che anche Davide abbia detto quanto abbiamo sopra menzionato: nei peccati mi ha concepito mia madre, o nel peccato mi ha concepito mia madre.
Quindi comprendiamo lo step seguente, no? Dopo aver esplicitato queste due possibili interpretazioni dell'espressione Paolina corpo del peccato, Origene propende personalmente per la prima. Per lui, quindi, il corpo del peccato è il nostro corpo. E il motivo per cui lo è che è stato generato dai progenitori tramite l'unione carnale solo dopo il peccato. Quindi in un modo diverso da quanto Dio aveva stabilito. Attenzione, Origene non dice che il peccato originale fu questo, no, ma che la generazione carnale è cominciata dopo il peccato originale. Origene adduce inoltre anche un'altra motivazione scritturistica. Nel libro del Levitico, capitolo 12, versetti 1-8, Dio stabilisce che ogni donna rimasta incinta che partorisce un maschio sarà in stato di impurità legale per 40 giorni e se partorisce una femmina per 80 giorni. Questo ecco perché la presentazione di Gesù al Tempio, Vangelo di Luca, fu fatta quando? Dopo 40 giorni, perché la donna per 40 giorni non poteva accostarsi al Tempio. È chiaro che questo non riguardava Maria Santissima, ma per umiltà e per obbedienza alla volontà di Dio e per non dare nell'occhio, la famiglia di Nazareth si assoggettò alla legge comune. Figuriamoci, la Madonna fece anche i riti purificatori, non c'aveva niente da cui purificarsi, né per la concezione e né tantomeno per il sangue perso nel parto, perché non c'era stata né l'una né l'altra. Ma l'ha fatto come se niente fosse, per conformarsi ed uniformarsi e per non creare indebite attenzioni, non soltanto da parte umana, ma anche da parte diabolica, come altri padri del calibro di San Leone Magno avrebbero poi egregiamente spiegato. Terminata la sua purificazione, prosegue il testo, la donna offrirà un agnello per l'olocausto e un colombo in sacrificio per il peccato. Se è povera, offrirà un colombo per l'olocausto e uno in sacrificio per il peccato. Quindi la coppia di colombe ancora ritorna. Origene si chiede per quale peccato viene offerto quel sacrificio. Non per un peccato del neonato che non può peccare. Eppure il bambino, in un modo misterioso, ha un peccato per il quale Dio ordina di offrire un sacrificio espiatorio. Attenzione, eh. Il Dio dell'Antico Testamento è il nostro Dio, eh? Non pensiamo che ci siano, cioè, non è che il Dio dell'Antico Testamento, perdonatemi, mi perdoni l'Altissimo, ordinava sciocchezze e nel Nuovo Testamento ordina le cose serie. No, no, non è così. Il Nuovo Testamento, come dire, il battesimo, la nuova alleanza, come dire, ha superato l'antica alleanza, trasformandola, ma tutto quello che c'era, come dire, lo ha misticamente trasformato, non lo ha distrutto. Ok? L'unica spiegazione che Origene si dà è che il peccato che il bambino ha sia un'eredità del peccato di origine, cioè che il suo corpo è un corpo del peccato. Cioè è stato generato in un modo non conforme a quanto Dio aveva previsto per gli esseri umani. In effetti, se noi ci pensiamo, questo argomento è un argomento fondamentale perché questo argomento, anche se la Chiesa non lo esplicita in questo modo, ma come abbiamo detto nella prima puntata, teniamo ben presente che è dottrina ufficiale della Chiesa, questo sì, che il peccato originale viene trasmesso nell'atto stesso del concepimento. Questa è dottrina. E perché? Cioè, ci deve essere un perché. Perché? Ci deve essere per forza un perché. Può darsi che noi non riusciremo a conoscere, ma ci deve essere un perché. Quello che Origene qui dice è giustissimo. Cioè, Gesù Cristo non ha avuto un corpo del peccato perché non è stato concepito da seme umano, è stato concepito per opera dello Spirito Santo. Perché la Chiesa ci ha messo, l'abbiamo già visto questo qui, 1800, come dire, 1854 anni per formulare in maniera dogmatica di fede, divina e cattolica il dogma dell'Immacolata? Perché la Madonna non è stata concepita per opera dello Spirito Santo come Gesù Cristo. Se fosse stata concepita anche lei per opera dello Spirito Santo, il problema era bello che risolto. Ma la Madonna è nata umanamente.
se è nato umanamente non c'è nessuna possibilità, cioè chi nasce umanamente viene ferito dal peccato originale, per cui ecco perché, cioè, per far nascere la Madonna senza peccato originale Dio ha dovuto fare un miracolo, capito? Un miracolo, cioè un'alterazione delle leggi della natura decaduta ovviamente, ma un'alterazione, altrimenti non aveva scampo la Madonna, non è che, cioè se non interveniva l'Altissimo non c'era scampo. Ecco perché si chiama redenzione preservativa, cioè non è che la Madonna è una creatura che è nata, come dire, cioè che è fuori, cioè si chiama redenzione preservativa, cioè lei ha ricevuto una modalità di salvezza più eccellente della nostra, nel senso che è stata salvata prima, cioè il peccato Dio ci ha messo uno scudo davanti, non gliel'ha fatta arrivare, se no gli sarebbe arrivato anche a lei. E questo è avvenuto in vista dei meriti di Cristo, dice la Chiesa nell'insegnare la dottrina sull'Immacolata Concezione. Se si nasce umanamente non c'è scampo. E capiamo che significa umanamente, no? Allora, quest'ultimo brano, sempre del commento Lettere ai Romani, dice: Dio, mandando il suo figlio in una somiglianza con la carne di peccato relativamente al peccato, o come si trova meglio presso i greci, e per il peccato condannò il peccato nella carne. L'espressione in una somiglianza con la carne di peccato mostra che noi sì abbiamo una carne di peccato, ma il Figlio di Dio ha avuto la somiglianza con la carne di peccato, non la carne di peccato. Infatti tutti noi uomini che siamo stati concepiti dal seme di un uomo che si unisce con una donna, necessariamente ci serviamo di quella frase che ha pronunciato Davide: nei peccati mi ha concepito mia madre. Invece colui che senza alcun contatto di uomo, ma solo per lo Spirito Santo che discese su una vergine e per la potenza dell'Altissimo che la ricoprì con la sua ombra, venne nel corpo immacolato, ebbe sì la natura del nostro corpo, ma non ebbe assolutamente la corruzione del peccato che trasmesse ai concepiti per l'impulso della concupiscenza. Per questo dunque si dice che il Figlio di Dio è venuto in una somiglianza con la carne di peccato. Attenzione a questo passaggio: l'impulso della concupiscenza. San Tommaso d'Aquino, che come vedremo purtroppo, ed è questo il motivo per cui questa ipotesi poi è decaduta non poco, perché San Tommaso d'Aquino sarà un convinto assertore del fatto che la generazione carnale, essendo un fatto naturale, era prevista, cioè i figli nascevano così, punto e basta. Lo stesso San Tommaso d'Aquino però, quando parla della sessualità, è lui a dire che la sessualità, il piacere sessuale di per sé è un piacere che, come dire, in un certo qual modo, come dire, avvilente per l'uomo, perché nell'atto in cui l'uomo, e presumo anche la donna, insomma, presumo, vive il piacere sessuale, non ha più l'uso della ragione, quindi si abbandona a gesti, a modalità, sotto l'impulso della concupiscenza, come dire, non spirituali, non umani, violenti, che trascinano. D'accordo? Lo dice anche lui. E il fatto della generazione per concupiscenza avalla ciò che scrive il Salmo 50: nel peccato mi ha concepito mia madre. Questo ce lo siamo già detti la volta scorsa, vedremo poi come molti padri della Chiesa dicono: ma come? Gesù ha fatto un sacramento, quindi il sacramento sì, toglie la peccaminosità dell'atto, ma non toglie l'infezione, non toglie l'infezione, perché pure nel matrimonio si contrae il peccato originale. Non è che se uno fa, si dice: oh, facciamo il sacramento nel matrimonio, così poi i bambini vengono concepiti senza peccato originale. No, no.
Nonostante che l'atto non sia peccaminoso per i genitori, non lo è, attenzione, ma siccome quello non sarebbe dovuto essere, e siccome comunque l'atto avviene con concupiscenza, il peccato originale viene trasmesso. In quel momento, su questo non c'è, per chi è cattolico, relativamente a questi punti, non c'è possibilità di discutere. Cioè, se si discute, si è fuori dalla comunione con la Chiesa. È chiaro che questi sono misteri. Allora, ricapitolando e concludendo, Origene ribadisce quanto già detto nei suoi passi precedenti, chiarendo in modo inequivocabile il suo pensiero. Tutti noi abbiamo una carne di peccato perché siamo stati concepiti dal seme di un uomo che si unisce con una donna. Mentre il figlio di Dio ha avuto solo la somiglianza, ma non la carne di peccato, perché venne nel corpo immacolato, senza alcun contatto di uomo, solo per lo Spirito Santo che discese su una vergine. Il Cristo dunque nella sua natura umana è esente dal peccato di origine perché non è stato concepito per l'impulso della concupiscenza, che è ciò che trasmette ai concepiti la corruzione del peccato. Più chiaro di così? Allora, noi ci fermiamo oggi. Io vorrei chiudere questa puntata. Poi la prossima volta avremo altri grandi esponenti della scuola alessandrina, cominciando dal grande Sant'Atanasio. Anche lui ha parlato di questa cosa, insieme a tante altre cose meravigliose che ha fatto il grande Defensor Fide Sant'Atanasio. E vorrei dire alcune cose. Allora, sia nei commenti ai video di YouTube oppure le mail che mi arrivano, questo sarà un ciclo di catechesi che andrà avanti. Sto libro c'ha, come dire, le vedo 200 pagine, d'accordo? Esclusi altre cose che dovrò aggiungere, escluso quello che scrive Maria Valtorta. Quindi non mi si comincia a fare 100 miliardi di domande, questo, perché quell'altro, perché sono nato in questo modo, chi l'ha detto, di dove sta scritto, cioè sono domande a cui non, si risponderà nel corso di questo ciclo di catechesi, cioè è inevitabile dover fare per poter approfondire, quindi tutte quante le domande che uno si porta dietro avranno risposta dopo l'ultima puntata. Quindi sia chi fa le domande in diretta streaming, sia chi fa le domande oppure le obiezioni ai commenti dei video di YouTube, che i moderatori poi si impazziscono a sfrondarli, non li faccia, d'accordo? E non mi tartassi di mail che c'è una marea. Cioè, questo ciclo di catechesi, se uno ci vuole raccapezzare, deve avere la pazienza di sentire tutte le campane, sono tante, poi sentire tutto quanto quello che nella Bibbia. Adesso, per esempio, il passo del Salmo 50,7 è uno dei più gettonati, ma non è l'unico, d'accordo? Quindi c'è un puzzle da comporre, per cui io non ho la possibilità, quindi nel tempo, se uno ha la pazienza e vuole approfondire, di avere la pazienza di oppure contatta Rodolfo Barontini e si fa mandare il libro e se lo legge per conto suo. Ecco, io quello che posso fare è il servizio di metterlo a disposizione per chi gli interessa. A me, come sempre, di fare polemiche o di fare questioni non interessa. Ecco, presenterò una cosa. Ho già detto che queste sono approfondimenti, quindi approfondimenti e ipotesi teologiche. Ho già detto nella prima puntata, questo è quello che secondo la dottrina della Chiesa deve essere ritenuto, l'ho detto anche oggi, cioè che il peccato originale sia trasmesso nell'atto, quindi nel concepimento. Su questo non c'è argomento di discussione, perché questa è dottrina cattolica rivelata. Poi che questo rientrava, non rientrava, che gli uomini nascevano così, non nascevano così, che in questo è consistito il peccato originale proprio in questo oppure no, è argomento di discussione libera fino a quando la Chiesa non dirà no, le cose stanno così oppure no, le cose non stanno così. Quindi ci muoviamo in questo ambito. Però per approfondire, c'è anche un sacco di gente che mi tartassa, c'è un sacerdote che è Don Guido Bortoluzzi che ha avuto delle rivelazioni sulla Genesi biblica. Io ho letto qualcosa di questo sacerdote. Non voglio mancare di rispetto al sacerdote,
né tantomeno mettere in dubbio quello che ha ricevuto. Quel poco che ho letto mi lascia molto perplesso, d'accordo? A me personalmente, molto perplesso, perché adesso non c'è modo adesso qui di approfondirlo, forse magari alla fine di questo ciclo, dato che mi fanno sempre una testa e mi mandano le mail. E Don Guido Bortoluzzi, e ha scritto questo, e ha scritto quell'altro, l'hai letto, non l'hai letto. Ho letto qualcosa. Sembra, come dire, sposarsi con questa tesi, ma pone una serie di problematiche grosse, adesso non approfondiamo adesso, anche da un punto di vista strettamente teologico, da un punto di vista proprio soteriologico, quindi della coppia Adamo ed Eva, Eva e Cristo Maria, cioè che a mio avviso vanno un attimo a approfondire, ripeto, io non mi voglio mettere a sostituirmi né al nostro Signore, ripeto, questo poi è un confratello, sarà sicuramente un santo sacerdote e non voglio assolutamente permettermi di, non mi pronuncio su questa cosa qui, ecco, per quanto ne so, per quel poco che ho potuto vedere mi lascia diversi punti interrogativi, ecco, posso dire soltanto questo qui, probabilmente dipendono da mia mancata comprensione adeguata, da miei limiti o da altre cose, insomma, no? Ecco. Quindi, per favore, abbiate pazienza, d'accordo? Io sono già subissato da telefonate, mail e cose di questo genere, commenti e impazzimenti vari sul web. Quindi, pazienza, 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 e piano piano tutte quante le domande dovrebbero essere chiarite. Quando poi il ciclo di catechesi è finito, scrivete tutte le mail che volete, fate tutte le domande che volete, così io dico, leggo la domanda, dico, vabbè, questo lo vedi nella puntata X, oppure non hai capito questa cosa, va bene, adesso ne parliamo insieme, d'accordo? Grazie, scusatemi questa piccola digressione, ma se non fosse stata necessaria, ecco, non l'avrei fatta. A chi ha seguito la diretta, una santa notte a tutti la mia benedizione. Come sempre, Dio vi benedica, la Madonna vi protegga e ci vediamo, se Dio vuole, alla prossima.